non abbiamo niente da invidiare a una realtà come Civita di Bagnoregio. Villalante di Bagnaia deve tornare ad essere il gioiello dei viterbesi, non solo di Bagnaia. Parlando con voi oggi praticamente mi avete detto tutto. A Bagnaia manca tutto, io sono d'accordo con voi, una frazione importante che in tempo di elezioni viene frequentata molto dai politici, ma in realtà poi durante il corso degli anni ci si dimentica anche dell'essenziale. Abbiamo delle situazioni, veramente dobbiamo intervenire, ho fatto una visita oggi con molti di voi dalla parte del cimitero, promesse fatte e non mantenute purtroppo. Abbiamo appunto il collegamento lì fra il cimitero e la zona del parcheggio completamente abbandonata, ancora sterrata, il parcheggio di Valle Pierina, pure lì sono mesi e mesi e mesi nell'abbandono, bisogna completarlo. Ma poi le realtà di Bagnaia, sicuramente dovremmo valorizzare il Comitato del Sacro Fuoco che ogni anno fa veramente miracoli e attrae migliaia di persone, anche lì bisogna sicuramente fare una convenzione, fargli utilizzare anche il patrimonio arboreo della nostra città. La valorizzazione della torre, se ne parla da tempo, però anche lì è rimasto un punto fermo, per cui sicuramente dovremmo aprire un ufficio turistico all'interno del meraviglioso centro. Quindi massima cura per le mura, che vengono anche quelle, sono state trascurate, e una città che ha bisogno veramente di amore, passione e cura. Solo con questi presupposti